Siamo con l'onorevole Arturo Iannaccone. Il 26 maggio si ritornerà al voto qui ad Avellino. Lei come si sta preparando? Ah, noi abbiamo dato vita ad un movimento civico, rete civica appunto, e l'obiettivo è quello di formare un'aggregazione con un candidato sindaco comune che si ispiri a principi di governo civico, cioè un governo della realtà cittadina non condizionato dai partiti, da logiche esterne, da leader o presunti leader che chiaramente con le loro interferenze potrebbero ritardare l'azione amministrativa. Penso che una forte accelerazione ci sarà nella prossima settimana, quando potremo già ufficializzare o una nostra eventuale candidatura a sindaco oppure la convergenza su una delle proposte di candidatura che già sono in campo, e quando potremo confrontare il nostro programma con quello che hanno presentato, che presenteranno gli altri candidati. Registro purtroppo la mancata convergenza su una proposta civica che potesse comprendere un po' tutte le opzioni in campo. Il mio auspicio era che ci fossero al massimo 3 o 4 candidature a sindaco, in modo tale che ai cittadini si offriva una sintesi delle diverse proposte, ma purtroppo questo non è stato possibile, non sarà possibile. Ormai ho perso, diciamo, e abbiamo perso questa speranza. Ci saranno più proposte, verificheremo, come dicevo prima, se indicare un nostro candidato oppure convergere su un'altra proposta. I rumors danno il suo gruppo vicino a Cipriano, conferma o smentisce? Non confermo e non smentisco, evidentemente ci sono stati contatti ed interlocuzioni, però allo stato non abbiamo ancora ufficializzato nulla. Quella di Cipriano è una candidatura assolutamente di profilo adeguato, come anche qualche altra, però chiaramente dovremo aprire un confronto, ma non solo con Cipriano, anche con altri, che alla fine ci porterà ad una scelta definitiva. Non siamo nella fase in cui possiamo già dire se sosterremo questo o quella candidatura.